Siamo. Ah, ci Eccoci. siamo. Buonasera ragazzi. Buonasera. Buonasera. Ciao a tutti. Io ciao, no? Io sono molto in fervore per questa puntata di oggi, quindi sono concentratissimo, scusate, perché era un po' che volevamo parlare di questa cosa con Giovanni, non so, insomma, se avete letto di cosa si tratta, oggi smaschereremo la fuffa musicale, ragazzi. E Questa Giovanni settimana Allevi, Frank è che motivatissimo proprio. sì, Giovanni Allevi, siccome lui è un po' il boss della faccenda, mi ha mandato a raccogliere la fuffa e sono un po' ho fatto una sorta di viaggio negli inferi. Sono stato proprio gua Ho guardato in faccia all'abisso, come diceva il mio sassofonista preferito, Nietzsche, e però l'abisso adesso guarda dentro di me, per cui io sto malissimo in questo momento, cioè mi sono ri ri riempito di negatività assoluta, per cui sì, oggi è una puntata, ragazzi, molto seria. Come vedete abbiamo il nostro amico Francesco Giovinazzo, del pianista frustrato. Buonasera, maestro, che ci farà compagnia, Buonasera a perché voi. noi... Che onore, Perché noi per non tutta la puntata riuscivamo. addirittura. Beh, Sì, abbiamo avuto sì. bisogno. Sì, abbiamo avuto bisogno di chiedere un confronto, un conforto, perché questa puntata sarà molto impegnativa. Abbiamo scavato nella fuffa italiana. Vorrei, prima di introdurre un attimo l'argomento, vorrei fare un piccolo disclaimer. Allora, anche da spiegare a voi, perché non ci siamo ancora parlati su questa faccenda. Tutti gli screenshot che mostreremo sono stati appositamente oscurati nel nome. Perché questa cosa? Perché effettivamente a noi, uno, non interessa di fare pubblicità a certe persone a cui comunque faremo pubblicità, ma in ogni caso alcune volte ho notato che la situazione di questi personaggi è abbastanza equivoca, nel senso che magari su 100 video, in 70 dicono cose giuste, e quindi potrebbe essere anche, come dire, ci potrebbero accusare di aver preso soltanto quelli in cui fanno fuffa. Quindi, per evitare questa cosa, i post, intanto Francesco è sparito, l'hai tolto tu No, oppure non è l'ho tolto andato? io. Ah, ok, allora Francesco No. è andato via. E su questa cosa, su questo disclaimer, Francesco se n'è Eccolo, andato, eccolo, è eccolo. Si è già rotto le palle. tornato. Okay. Si è già rotto il cazzo. Ecco, No, mi quindi. avete buttato fuori perché non volevate che sapessi il segreto per incrementare le mie capacità musicali, dite la verità. No, 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 ancora non ci siamo, ma ve lo sveleremo. Quindi è chiaro che molte di queste persone non saranno riconoscibili. Ho lasciato soltanto, siccome c'è una sezione, come vi avevo detto, di commenti memorabili, cioè come le persone reagiscono alla fuffa, i commenti, siccome sono bellissimi e sono geniali, ho lasciato il nome e cognome, perché le persone è giusto che si sappia chi sono questi geni che si oppongono alla fuffa. Ma per Beh, alla il fine resto è tutto. sono post pubblici, quindi non Sono possono post niente pubblici, però di. sono tutti oscurato giusto per educazione nei confronti dei fuffaroli. Ok, poi se i fuffaroli si riconoscono nella loro fuffa e vogliono intervenire, ben venga, insomma, non c'è nessun problema. Però nessuno li tirerà in causa. Detto questo, potremmo intanto partire con un argomento un attimo più soft. Non so se c'è un sondaggio oppure possiamo passare ai meme della settimana del nostro pianista frustrato. Non so tu che dici, Giovanni, che hai il Allora, io polso. c'ho il computer che sta totalmente. Eccolo qua, ecco, niente. No, a posto. Vai, vediamoci un po' di meme. Ok, ce li hai Eccolo tu. qua. Ok, perfetto. Allora, quando vedo un pianista jazz che mentre suona batte il tempo col piede, che cazzo fai? Ma perché? Per i musicisti classici è un disonore battere il tempo. Sì, c'è questo piccolo aspetto, no? Che è una norma di igiene musicale, possiamo dirla, no?
che nella realtà è destinata a quelli che suonano male, insomma, perché se suoni bene, tu vedi anche grandissimi concertisti che tengono la gran cassa al posto del piede, capito? Anche nella musica classica. Però, cioè, loro lo possono fare, tu no. Cioè, è un po' una presa in giro, diciamo, nel formalismo, dell'esecuzione classica. Ok, ma perché Io c'è qualcuno che dice che si sente male? Si sente male? Noi sentiamo vi ascolto bene. anche senza audio, tanto sono bassista e non capirei nulla. Non lo so se non ci sentiamo noi. Ah, io sento bene tutti. Ciao Antonio. Oh, Non lo questo anche so. mi piace, questa Vai. Man, woman, white, black, poor, rich. Se l'ultima prova va male, il concerto andrà bene. Questo è bellissimo. Questo è come dire pochi ma buoni. Cioè, quando una Sì. cosa Sì, comunque va di merda, ma devi trovare per forza l'aspetto positivo. ma Ci sono chiedo a parecchi. voi, a voi funziona, perché a me non è mai successo, insomma, che andasse meglio se va male alle A prove. me no, a me le prove vanno sempre male anche i live, quindi non Ok, ma cioè, infatti, allora siamo figurati. d'accordo. Ok, aspetta, Antonio dice che si sente basso, io non so, noi non abbiamo la Si possibilità di... sente Non basso. abbiamo la io sento un po' te Giovanni basso, Francesco lo sento benissimo, però non è che abbiamo la possibilità di controllare il volume di uscita, giusto? Gabriele Perché Heinrich bisogna... si chiede perché bisogna spiegare le battute. Ma non le stiamo spiegando le battute, stiamo Ah. parlando di prendiamo le battute come spunto per parlare di alcune cose. Allora, io vediamo, io mi posso alzare un po'. Tu hai il microfono, giusto? Aspetta, sì, così mi sento più Ok, forte. Mi sto perfetto. Sì, alzando? sì. Sì, Sì. basta. Posto, Oh, ok. posto. Ok, No, io... no, sul meme di prima volevo dire che secondo me in realtà è una percezione. Cioè, nel senso, se tu suoni male, suoni bene in prova, hai delle aspettative così alte per il concerto che poi alla fine il concerto ti farà cagare, a prescindere poi magari è andato. Secondo me è così perché io l'ho sperimentata spesso quella cosa lì, ma in realtà dopo un bel po' di tempo, siccome andava sempre così, ho capito che probabilmente è un errore, un nostro errore di, come Di dire, di percezione. aspettative. Sì, di aspettative più che altro, no? Se la prova spacca, tu ti aspetti che il concerto spacchi, magari invece fa schifo, o comunque è uguale, però non va esattamente come pensavi, e via. Andiamo avanti. Note sbagliate. Ti Tremontano senti dice: più ti senti più forte? forte, ma che cazzo sei? Okay. Note sbagliate, vuoti di memoria. Io di solito faccio un mix. Cos'è questa? Io non conosco questa base. Chi è che dice io di solito faccio un mix? Chi è? Ma questo, come, no, come fai a non conoscerlo? È quello di un giorno in pretura. Ok, era riguardante. Aspetta. Sì, ti manderò un link, allora. Sì, ma mi sa che ho capito l'argomento. Mio mignolo, poverino. Vediamo. Quando dopo settimane che tieni il pezzo tutto il tempo, provi a velocizzarlo. Ecco cosa mi è rimasto, un bel mucchio di note. A che età hai scoperto che la musica suggerisce di bestemmiare fino alla fine di un pezzo? Sì, ci sono parecchie cose. Come il muting, non è la musica metal, che si scrive PM. Io Ah, certo. pensavo fosse una bestemmia. Bene, no, seguitelo, il pianista frustrato, lo trovate su Facebook, su Instagram. E niente, vediamo all'argomento di oggi. Vai, Frank. Sì, allora, scusate, sì, no, Introduci, siccome intanto vedo il sondaggio. c'è un sondaggio, ecco, il sondaggio come va? Non lo so, ora vedo, può essere anche che non ci ha affidato nessuno, quindi... Intanto, insomma, vediamo. Allora, io ho, diciamo, un mio meme di apertura, faccio l'autocitazione giusto perché questa settimana, avendo deciso l'argomento, io ho realizzato qualche meme
su questo argomento, in modo da vedere anche le reazioni, che sono state anche molto divertenti su Instagram, soprattutto, non avendo io una pagina Facebook. Non so se puoi mettere il mio schermo. Tuo schermo, sì, un attimo che qua oggi eccolo qua. Eccolo qua. Allora, questo diciamo che riassume un po' il concetto di quello che andremo a dire oggi, no? Perché ragazzi, oggi di cosa parliamo? Ripetiamo brevemente. Ci occuperemo di tutti coloro che cercano di vendervi dei servizi musicali online, diciamo di qualsiasi tipo, ok? Ora, questa cosa qua sicuramente all'interno prevedrà o prevederà, come si dice? Boh, non lo so, chi se ne frega, fatti quello che vuoi. Una parte di onesti, è chiaro, ci saranno persone che lo fanno onestamente. Quindi l'importante, secondo me, soprattutto per i giovani, perché noi ci vogliamo rivolgere ai giovani, è imparare a sgamarli, perché magari c'è qualcuno che vale la pena seguire e vale la pena anche pagare, magari, no? Il problema è che purtroppo su 10, 9 ti vogliono tirare un gran pacco. Quindi oggi noi vedremo un po' di annunci di tipologie varie, insomma, un po' strane, equivoche, e poi alcuni errori fatali che spesso queste persone fanno, ma allo stesso tempo poi vedremo anche, cercheremo un modo di il modo per sgamarli anche, ok? Per cui non cadere in trappola. Allora, questo meme cosa dice in realtà? Vabbè, quando tu con il tuo gruppo non hai mai concluso un cazzo, allora decidi di insegnare come raggiungere il successo a tutti gli altri. Perché purtroppo io ho fatto questa discesa negli abissi questa settimana, e la cosa più comune che voi trovate nel 99,9%, dico 99,9 non perché ho fatto il sondaggio, ma perché lascio una possibilità di eccezione che non ho trovato, questa gente non ha mai concluso niente. Cioè, nel senso che è impossibile che voi vediate il manager di Rihanna, il produttore di Rihanna o il tour manager di Jennifer Lopez che vi fa la sponsorizzata e vi insegna come fare il tour manager. Cioè non esiste, tutta questa gente qua è gente che difficilmente ha dei crediti seri per poter insegnare. Per cui la prima cosa che io andrei a vedere è cosa fanno queste persone in realtà. Quindi la prima cosa che succede, esatto, ora vi faccio vedere un paio di questi annunci. Ce n'è peraltro uno bellissimo che ho trovato che vorrei sottoporre al pianista. Vai. Cioè, chi non è il primo, ma te lo faccio vedere dopo. Intanto volevo partire da una cosa un po' generica, che è questo qua. Che questo qua che ho messo adesso Giovanni ce lo fa vedere come si dice, ecco, nello schermo. Ora, il concetto quale? Questo è generico, questa è un'azienda così, vuoi vedere esplodere il tuo profilo, scopri come oltre 3.000 utenti hanno visto crescere il loro profilo fino a 10.000 follower reali, attivi e in target, cioè Come si con tutti quella presuppone. fiamma? Perché mettono quella fiamma tutti quanti lì? Esatto, allora infatti andiamo subito a vedere c'è un format di scrittura, bisogna usare la fiamma, bisogna La usare il spunta verde pure, visto, questo è la proprio. spunta, come dire, verificato, no? Sì, Fonte verificata. fonte È verificata. quello che ci sta dicendo, no? Ci sta dicendo che è verificato, abbiamo fatto sta roba, e poi la freccetta vai, sapete che poi a me quando mi infuoco mi viene il problema alle corde vocali. Scusate, ok, è un'immagine di una, esatto, e qua entriamo nel social enlarge, che è una cosa che aveva detto Giovanni oggi pomeriggio, vai, Sì, dilla pure perché è geniale. che è tipo enlarge your penis della musica, no? Come Esatto. aumentare del 65% le dimensioni del tuo, Ma che non so, ci ho fatto dei tuoi caso, foto. c'è il simbolino del fuoco anche in quei casi, sì.
Non so se ci sono altri simboli. Non qua, so, là c'è il non ho simbolo idea. delle gocce, si usano le gocce. È vero, non sono una battuta, non è che sono Checco Zalone, cioè, è vero. Allora, quindi vedete, di base una cosa, un post per chi non sa questo linguaggio, cioè come lo spiego come stessi parlando a mia mamma, ma oppure a mia cuginetta piccola che sta iniziando a fare la cantante a 18 anni e non sa come fare, il tipo di post acchiappa qualcosa è strutturato così. Ora, è chiaro che magari c'è anche gente brava e seria che lo fa così, perché purtroppo ormai non si capisce più niente, però purtroppo questo è il punto di partenza. È chiaro che nel momento in cui ti si propone una cosa senza senso, tipo arrivare a 40.000 followers reali e che in teoria ascoltano la tua musica geotargetizzati, quello che è, insomma, già mi sembra una cosa abbastanza talmente fuori di testa da non crederci e escluderli subito. Qui invece io ho messo subito quella che volevo sottoporre a Francesco, Oh. che impara il piano in 3 settimane. Seguo, seguo, vai. Dov'è? Vai a prendere il bancomat. Sì, Allora, questo va bene in inglese perché, vai. vabbè, la tecnica basilare essenziale, le tecniche che ti permetteranno di suonare il piano, qualsiasi canzone, qualsiasi stile, a orecchio. Ok, come Eppure poi non si suonare. accontentano di dire impara a suonare 2 canzoni in 3 settimane, che già sarebbe un obiettivo. Tutto, qualunque stile, qualunque tonalità, qualunque strumento, qualunque mestiere, No, fisarmonica, e tutto. attenzione, il secondo punto è Leica Pro, cioè come suonare come un professionista da subito, right Questa è from una the cosa che mi fa start, da subito. impazzire. È che non si Sì. accontentano, non si Ma accontentano. comunque. Stavo parlando con altre persone su questi, no? Proprio anche sul pianoforte. E io sarei curiosissimo di andare e comprare un servizio da finto interessato per vedere che cacchio ti dicono in 3 settimane. Cioè, sarei curiosissimo proprio. Io intanto ci penso, Io sai, di qui. andare, forse non l'ha mai fatto nessuno, però di andare in una scuola di musica e fingersi un incapace. Sì, anche Di farti quello. insegnare per vedere. Prima o poi E poi dovrei alla fine imparare. scoprono che sei un musicista, ma sei incapace ugualmente. In realtà lo eri. A 80 anni lo farò. Ok, tu intanto Giovanni, guarda se ci sono sempre i commenti Sì, sul sondaggio ci perché. sono parecchie cose interessanti. Perché io sì, perché sennò vado dritto e magari ci Diciamone perdiamo delle qualcuno insieme. cose. Allora, quando avevo il mio primo gruppo, un produttore ci aveva considerati per registrare un disco di nostri pezzi cover, ma non ci aveva detto che lo studio era a 36 km dalla nostra città, in un posto dove neanche passano gli autobus, che voleva 200 € per affittarlo per 3 giorni, e noi non avevamo preparato niente. Vabbè, eravamo un gruppo molto disfunzionale, a parte il fallimento era colpa nostra, ma non è quello. È che molte persone dicono: io sono interessato ai tuoi pezzi. Questa è una cosa che succede spesso, no? Cioè, è successo a tutti. Sì, Poi sì, sì. tu vai là col gruppo, tutto contento. Ah, questo abbiamo svoltato. Anche perché uno, quando è giovane, non si rende conto di come funzionano le cose. Questo produttore, cioè. Poi vai là e dici: io credo nel vostro progetto, quindi io di solito prendo 5.000 € a pezzo. Voi me ne dai 2.500, quindi la metà ce li metto io e vi produco. Quindi in realtà. Questo è che è classico proprio. Penso che tutti ci siamo cascati. Vediamo. Quando ho comprato l'ultimo album degli SDC, una truffa. Ok, portano Ligabue. Si sente, suona. Sto sereno perché abito abbastanza lontano dallo stadio, ma si sente pure a casa mia, pure con le serrande abbassate. E nessuno mi ha rimborsato. Quindi questa è la truffa. Quella volta che ho ascoltato Calcutta per la prima volta, dai, non riescono a essere seri questi. Se volete vi Piero in dico la discoteca. mia. Beh, Oh, questa è bella. Piero Piero in perché discoteca no? si era inventato un ingaggio a insaputa del titolare per vendere le prevendite al nostro seguito. Ovviamente, quando siamo arrivati là, nessuno sapeva niente. Sì, è un po' un altro tipo di truffa. Allora, mettiamo questa. E intanto vedo se ci sono altre più inerenti.
Ecco, questa era una cosa che appunto, cioè, ci iniziamo ad addentrare nell'abisso qua, perché Bellissimo. Oddio mio, questo non l'avevo visto. io dopo volevo sentire comunque la truffa che ha subito Francesco, però intanto visto che la mia ormai la dobbiamo spiegare, Sì. cioè questa qua rientra ancora negli annunci e non negli errori, anche se siamo al limite degli errori, cioè contrapporre. Quindi lobbista con il professionista, no? Questa cosa, cioè come dire, io già ti faccio suonare come un professionista, sei stanco di essere considerato un hobbista e poi sotto c'è un signore anziano che poverino si diverte perché che c'è di male? È troppo, non è mai troppo tardi, lui si prende la rivincita e a 80 anni vuole diventare professionista. Ovviamente ci sono i, cioè, ci sono i fuochi ai lati, vedete com'è uno standard, poi i fuochi fatui, poi a destra la prima faccina, e poi in basso scopri come, e qua c'è la chicca, ragazzi, che la vedremo più spesso perché ci sono più shot di questo tipo che non citiamo. Se lui vorrà farsi del male, potrà intervenire. Scopri come dare una lezione ai musicisti, ai professionisti, quindi, cioè, sei tu che gli dai una lezione ai professionisti bastardi che ti rompono i coglioni che sei un hobbista di merda, poverino, a 80 anni, cioè fallo divertire. Ma attenzione, il capolavoro è con la tecnica musicale senso-percettiva. Che cazzo è? Io ho studiato 10.000 anni, ho i diplomi, no? Cos'è la tecnica musicale senso-percettiva? Non lo so. Ora, questa cosa qua, io veramente dico, ragazzi, cioè, veramente, noi non notare la dimensione del male. A cinque corde poi, a cinque corde. È l'impostazione della sinistra, direi, a questo punto. Comunque, vabbè. Adesso io, nel frattempo che Francesco ci racconta la sua esperienza di fuffa, io seleziono il prossimo meme, quindi il prossimo Ok, annuncio. quindi Quindi, tolgo, Giovanni, visto fai che... pure, Francesco. Allora, io ho avuto il privilegio di aver subito una fuffa da scuola di musica, perché praticamente come scuole di musica noi andavamo a insegnare come collaboratori esterni nelle scuole, per cui lavori, tra virgolette, per lo Stato. Lo Stato paga la scuola di musica, ma la paga a lavoro fatto. Il problema è che io il lavoro l'ho fatto e i soldi sono stati anche versati alla scuola di musica, però io sinceramente quei soldi non li ho visti. Esatto, Quindi la scuola di musica non ti ha pagato? Cioè, sì. ma come Sì, mai poi così erano lavori... senza. Dico, come non ti hanno pagato per un motivo o per. Ah beh, perché praticamente avevano dei problemi e alla Ah, fine ok. loro li hanno investiti diversamente, per cui dopo varie telefonate, sì, te li do, magari qualche 50 euro a spizzichi un po' alla volta, ma io praticamente in cosa sono? Ormai saranno 3 anni, ho visto la metà dei soldi che devo ancora avere, insomma. Io una volta non fui pagato da una scuola perché si arrabbiarono che io me ne andai, quindi non mi pagarono per dispetto, non mi pagarono l'ultimo stipendio. Una nota scuola di Roma, vabbè, lasciamo stare, se no mi arrestano. Allora, vediamo qua, leggiamo sul supermercato. Ho visto un CD, non è molto inerente ma fa ridere. Avevo visto un CD con la faccia di Alex Britti con una parrucca bionda, era intitolato Britney Spears. Ma che supermercati vai? Pensavo fosse una trasciata con canzoni della Spiazza rifatta da Britti, ma perché? CD correttamente imballato dal nylon. Arrivo in cassa e lettore, ma perché te lo sei comprato? Cioè, lettore del barcode non lo riconosce. Il cassiere mi fa comunque pagare 7 euro. Vado a casa, metto il CD con stampa sulla parete superiore e nello stereo il CD vuoto. Va, No. Britti spia, una cosa Bellissimo, comunque, senza no, comunque senso. Andrea l'avrei comprato anch'io. L'avrei comprato anch'io, cioè hai fatto benissimo. Ma è geniale comunque il tipo che ti ha fatto pagare 7 euro, cioè in base a cosa? Scusa. Sì, perché Vedi, poi cioè, questi 7 euro? così ti è preso 7 Prezzo euro simbolico qua invece. 9,99, solo per oggi Sì. 9,99. Anzi, dammi 7 euro. Sì. Esatto, Ma Francesco Lo mi fa... c'erano i fuochi nella copertina?
No, forse sì, c'erano i fuochi. Vedi qua dei Attenzione, a fuochi. proposito di fuochi, Oh! ritorniamo. Questa è bellissima. Questo Questo lo è un... conosco, lui lo conosco. Sì, ragazzi, io questi, allora, questo mi avete fatto scendere proprio nei... Ho fatto un viaggio proprio nell'abisso dell'abisso. Qua infatti devo spendere due parole in più. Vuoi suonare, fuochi, notate il fuoco, manca l'altro. Qua c'è un errore di comunicazione. Vuoi suonare, dovrebbe essere il mezzo tra i due fuochi. Impara la tecnica del tour che si autoalimenta, date che fruttano altre date. Ok, con la faccia. Ok, allora, diciamo che qui c'è un punto. Io ho visto, ovviamente, ho visto un po' come dire, cosa fa questo tipo? Dei video in cui spiega, fa 800 milioni di video in cui spiega delle cose sulla musica. Molti sono anche giusti, ok? Diciamo che è molto facile reperire quelle informazioni online, ok? Quindi no, il fatto che ti dicano cose giuste non vuol dire che siano fighi, ma magari stanno semplicemente riportando cose ovvie che sappiamo tutti. Ma ho analizzato un po' questo concetto, no? Quando lui spiega come trovare delle date, ok? E a giustificazione della sua capacità di poterti dare delle date, cioè di poterti spiegare come fa, lui fa vedere il suo tour, ok? Lui ti dice: io te lo posso insegnare perché ho fatto questo. E questo, secondo me, qua entriamo in un errore molto grave di comunicazione, nel senso che lui fa vedere un tour di tantissime date, effettivamente non verificabile, cioè è un file Word, ma ammettiamo che sia vero, d'accordo, perché non voglio dire fare il complotto e dire che non è mai esistito. Mettiamo che questo tour di 50 date, forse di più, era vero. Se vai a vedere i posti, se vai a vedere, perché l'ho fatto, vai a vedere i posti, vai a vedere la tipologia di locali, parliamo di baretti. Ok? Ora, una persona che fa una cosa del genere purtroppo deve fare attenzione a sta roba qua, perché è chiaro che, scusami, io ti pago per insegnarmi a trovare un tour nei baretti, cioè quella cosa là più o meno sappiamo tutti come Ma più funziona, che altro poi ok? questi baretti quanto ti hanno pagato? Cioè che c'ha le fatture Esatto, di e infatti è un discorso molto l'estratto molto conto è complesso. pubblicato. Non... Esatto, perché quella è una cosa che facciamo tutti, cioè nel Intanto senso tutti Francesco si noi. scrive: mi spiegate bene il tour che si autoalimenta? Io ho il tour a metano e volevo prenderlo ibrido. Quanto Allora, distruggono questi autoalimenti? la spiegazione Francesco, Ma veramente questo è autoalimenta. la spiegazione esatta io non te lo so dire perché bisognava pagare per sapere esattamente questa lezione qua. Però io ho guardato parecchio e il concetto probabilmente è che tu nel momento in cui fai una data, fai pubblicità, automaticamente altri la vedono, di conseguenza si alimenta una sorta di, come si dice, di flusso, per cui nel momento in cui tu fai tante date, una data ne alimenta un'altra. Credo che il concetto fosse questo, Tipo però l'autoricarica degli anni 90. esatto, comunque è purtroppo un clickbait un po' terribile, ecco, diciamo, io definirei così, soprattutto se fatto da musicisti, perché queste persone spesso sono anche musicisti, sanno bene come funziona. E purtroppo io posso capire che tu lo vuoi tradurre in un lavoro e va bene, però queste tecniche qua lasciamole ai fuffaroli, ecco. Dopodiché, a proposito di questa cosa, no, ci sono anche le percentuali. Ecco, questo, a meno che non avete altro da dire, Ah, io quello è l'errore che commettono ho... No, sono l'84% bellissimo. delle persone, Esatto. quello. Bisogna usare delle percentuali. Perché questa cosa? Guardate, questo è quello che ho appena trovato. Peraltro di questo tipo io ne ho trovati un paio in cui cambia sempre le percentuali. Per cui è bello vedere questa cosa, in base a cosa le percentuali cambiano. Allora, una cosa molto importante, oltre, vedete, qua ci sono tre faccine, tre faccine, tre faccine, poi Valgono come fuoco. cambiano. Cambiano perché all'inizio c'è il sospetto, no? Cosa, la sorpresa, no? Incredibile. Incredibile, cioè, e allora l'attenzione va lì. Dopodiché c'è il concetto in mezzo, ci vorrebbero i due fuochi, e poi altre tre faccine bilanciate. Si è dimenticato uno Ma spazio, che poi probabilmente c'è una all'ultimo. faccina quella retro, cioè c'è una faccina anni 90. È un po'.
Quella con la quella. punteggiatura. Ah, perché si è dimenticato lo spazio, o il Sì, meno, ha insomma. sbagliato, sì, secondo me. Sì, oppure Però, gliele ha scusa, messi però tutte e sarebbero due. 4 e 3, quindi comunque anche se avesse sbagliato, non... c'è anche un'asimmetria qua, un'asimmetria tra le faccine con gli occhiali, c'è uno spazio di Sì. troppo. No, in effetti, vabbè, infatti, ragazzi, noi qua vi facciamo pelo e contropelo, dovete scriverli bene questi fatti di fuffa. Volete far fuffa, dovete farla bene. Io poi, cioè, vabbè, Ma che mi poi, fate finché, arrabbiare, secondo poi me, dico finché le altre cose le sono cose opinabili. Perché magari ti dicono delle cose o inutili o banali, comunque non è una truffa, però se tu mi dici l'83%, cioè cosa vuol dire? Che ha fatto un Esatto. sondaggio, ha fatto delle interviste, ha visto dei video, Esatto. cioè io vorrei sapere quali sono questi errori. Esatto, come fanno a calcolare la... Vabbè, allora ragazzi, noi qua stiamo scherzando, ma è ovvio che è una tecnica, cioè lo insegnano Salvini e tutti i vari politici. Tu devi dare dei... Perché se dei... leggi il numero dici allora qua è roba concreta, no? Esatto, e il numero deve essere il più approssimato possibile. Cioè, se tu dici 80, non è come dire No, 83. 83, Devi dire 83, 83. 83, quel 3 presuppone che tu hai fatto uno studio. Perché Sì. 83? Cioè, perché non è possibile. No, Non è vuol dire che hai possibile, analizzato almeno un centinaio di chitarristi, cioè per essere no? così, Sì. così accurato, no? Esatto. E infatti, a proposito, qui cambia di nuovo la Quanto sta percentuale. carico Ah, no, oggi, scusa. Frank, incredibile. Sì, no, tutto, tutto, ragazzi. Cioè, questa puntata mi avete fatto. Sono diventato una brutta persona. Aspetta, che però non lo vedo in sovraimpressione. Questa mi No, piace. Fondate una band per combattere i fuffaroli e chiamatela Foo Fighters. Sarò Magnami e non vi chiederò royalties. Va bene, sì, si potrebbe fare proprio con tutti questi, con tutti questi una band con personaggi. loro. Ok. Ecco, qua ancora vediamo percentuali. Qua abbiamo Ma la sempre stessa... Ah, un'altra l'83%. cosa! È un'altra, infatti, abbiamo sempre questo 83% che ricorre. Poi dopo diventerà Quindi 93. se fai quegli Dopo diventerà errori... 93 o 97. Casualmente sono gli stessi... Ma non è che sono proprio gli stessi che hanno smesso di suonare, perché non gli piaceva suonare nessuno, perché facevano quegli Mi errori. sa. Ma sì, forse sono sempre loro. Infatti, bisognerebbe vedere se questi sondaggisti poi incrociano i dati oppure in realtà chiamano sempre le stesse. Poi, comunque, una percentuale bisogna vedere su quante persone ha intervistato. Magari erano 4 persone, tipo, quindi insomma l'83%. E questo è un altro concetto interessante che sono gli errori killer, che è un'espressione mutuata da un tipo australiano che non ho avuto il tempo di fargli lo screenshot. Questo è un genio, no? Cioè, praticamente, questo è anni che dice che lui ha trovato un modo geniale per suonare e insegnare la chitarra, e io ho visto dei suoi video, praticamente fa le pentatoniche, però lui lo vende come un modo di suonare nuovo. Esatto, chitarristi in 24 ore lo compra, allora sono un bassista. Sono un bassista. E questo ha introdotto il concetto di errori killer, cioè quelle cose per cui se tu le fai non ti permetteranno mai di suonare. Mai. Cioè, proprio ti terrorizzano. Questo è come Vannamarchi che ti vendeva il sale Esatto. per cacciare il malocchio, altrimenti ti mangiavano i fantasmi. Cioè, errori killer. Cioè, Questo. smesso di Sì, ti ma. prende la tendinite, ti terrorizzano proprio. Vabbè, insomma, alla fine queste cose sono un po' di moda in tutti. Forse adesso è un po' passata, però negli anni precedenti ci sono stati parecchi. Tutti questi libri, metodi che uscivano Sì, che ne so, per l'americanate. conquistare le ragazze, per avere successo, per la PNL, tutte queste cose, anche applicate alla musica, ci sono stati parecchi libri. Sì. Io peraltro, non tu l'hai mai letto quello di Kenny, scusami, Kenny Werner, Come giusto? si chiamava? Penso di no. Effortless Mastery. Ah. Eccellere senza fatica è tradotto in italiano, No, bruttissimo peraltro, veramente. ma bruttissimo titolo, dico, il concetto è quello, però proprio detto in italiano suona veramente male. Tu l'hai letto, Pianista Frustrato? No, no, no. Ok, perché è un libro scritto da un pianista che è un pianista pazzesco, quindi non si mette in discussione lui. Tu conosci, è presente Giovanni? È un pianista Kenny Wendell, jazz, Kenny sì, ma Werner, sì, sì, è un lui sì, ma pianista non... spaventoso, il libro però no.
Il libro io l'ho letto perché ai tempi ho fatto il conservatorio e insomma dovevo fare una tesina su sta roba. E in realtà devo dire che purtroppo in certi punti mi è sembrato di una banalità veramente sconcertante. L'ho Ma io letto sono. più spesso, cioè più volte, perché ci ho dovuto proprio fare un lavoro, quindi Sono d'accordo sul non ho. fatto che sprechiamo, che facciamo degli errori, che sprechiamo energie. Quello che un pochino che non mi piace è che chi prende in giro la gente dicendo, inventando cose Sì. con questi trucchetti. Poi c'è da dire che molte cose per imparare a suonare in 3 giorni, quella è una follia, in tre No, vabbè, lezioni. no, chiaro. Dall'altro lato, secondo me, c'è anche questo mito che va sfatato, secondo me, dell'avere più, ci stanno, adesso non l'abbiamo fatti vedere, però ci sta anche l'83% degli artisti sui social commette questi errori. Beh, non so se hai raccolto qualcosa anche riguardo quello, che Sì. Sì, ci sono può comunque. essere, sì. Abbiamo capito. E non, tra l'altro non c'è niente di più brutto vedere un gruppo che non se lo fila nessuno, che però c'ha 10.000 followers, cioè 10.000 Ah sì, follower, in però non ti segue infatti nessuno, è triste. Cioè, io preferisco veramente che un gruppo abbia 250 follower, assolutamente. che però lo seguono e commentano quando Ma mette un. sì. Allora, se vuoi passiamo subito a questa cosa, perché io in realtà ho trovato una serie appunto di errori da far vedere. Per esempio, ragazzi, faccio mix e mastering a 25 euro al secondo. Ok. Ma Tipo, però ci guardate sono questo, purtroppo. i mastering, Vabbè. quelli a 8 euro a pezzo ci sono, Sì, che ma lo non ne passano parliamo. dentro l'isotope. Guarda, Allora. veramente. Allora, questo purtroppo ho lasciato anche il sito, ma ragazzi, poi mi sono documentato sul suo sito, è veramente una roba ghiacciante. Comunque, allora, questo tizio vi dice, il post era, vi prometto di raggiungere 12 milioni di stream, no? Fa vedere i suoi dati su Spotify, no? 12 milioni, 770 Sì. miliardi di ore. Ok, guardate quanti like ha il post. 5. Era Geniale. questo non perché a noi dei like che cazzo non ce ne frega niente. Il punto è che una cosa del genere non è credibile, è un errore stupido, no? Non puoi fare un post del genere in cui ti vanti di numeri assurdi, che sono numeri, ragazzi, che cioè, sono i numeri che ha Lady Gaga questi qua. Cioè, non sono 500 like, 500 follower, cioè sono 12 1.300.000 ascoltatori, cioè no, non ha senso. Se tu sei un cretino, qualunque, non ti conviene fare questa cosa qua, ok? Quindi questo è un modo per scamarlo. Peraltro, questo tipo è questo qua, ragazzi. A proposito di recap, qua gli ho dovuto mettere la faccia. C'è cioè, questo come anteprima c'aveva questa foto qua. Cioè, ditemi voi. No, infatti ho detto: vabbè, io qua la faccia ce la devo mettere, ma perché? Perché? Perché tu in qualsiasi manuale di base. C'è scritto, ragazzi, le anteprime dovete spaccare, devono essere nostra fighe, curatele, eccetera. Questo ci mette la faccia, cioè ci mette questa qua come anteprima, capito? Beh, Quindi devo dire però che due like. due like, vabbè, non ne parliamo. Poi attenzione, un'altra cosa che ho notato è anche questo, il prezzo. Quando vi vendono, no, scusate, ho sbagliato di nuovo, Ah, bello, questo tipo. sì. Che ti vogliono Il vendere una cosa a prezzo. 1.000, ti dicono costa 20.000, ma te la vendo a 1.000. No, ma mi apre sempre questo tipo qua. Aspetta, lo cerco in un Vedo, altro vedo. Sì. modo. Lo vedevi? Sì. No, comunque No, ci sono. non. Ora è comparsa un'altra cosa, arancione. Ci sono dei metodi, non mi ricordo come, per mandare la gente sul tuo pezzo. Cioè, che la gente apre il tuo pezzo per sbaglio, poi forse se l'ascolta. Sì, ma c'è anche proprio un giro di persone che vengono pagate per cliccare, per mettere like. Cioè, adesso Sì, vengono sì. Sì, spesso riconosciuti dagli algoritmi e abbattuti, però botto. funzionava benissimo. Vabbè, anche Però se il poi se lo problema è fai. che poi. Se non hai i contenuti, ti possono anche ascoltare un miliardo di persone, ma se la persona È non quello il arriva, problema. ma non che sia brutta, magari semplicemente non arriva. Non arriva a tanta gente, non funziona, non ci puoi fare niente. Io una volta conoscevo Sì. il direttore di una radio super, di una delle migliori radio d'Italia, che aveva la figlia, che lui voleva far sfondare la figlia e non ci è riuscito, perché nonostante la passasse sulla sua radio, non ci è riuscito, perché non Non era piaceva. una cosa che. Sì, non piaceva, poi senza dire brutto e bello, era una cosa che non funzionava, non piaceva, quindi non.
Secondo me bisogna sfatare questo mito che una cosa basta che passa in radio e poi sfonda. Secondo me non è assolutamente. O Certo. la passi per un anno tutti i giorni, altrimenti secondo me non ha proprio senso. Vado? Sì, allora non ho trovato quello che volevo, non so perché non me lo apre. Oh. Comunque, questo è un altro errore spaventoso, che appunto, vabbè, i fuochi e il muscolo, vuoi capire davvero come farcela nella musica senza scorciatoie, senza fregature? Guarda il mio webinar, il primo pubblico, va benissimo. Ok, il punto qual è? È la pubblicità, cioè lui ha sponsorizzato un commento. Che probabilmente si è fatto da solo. Grande, grande webinar, ti è piaciuto parecchio le parole più oneste e concrete che ho ascoltato fino ad oggi. Ok, perché purtroppo bisogna pensare che se lo sia fatto da solo? Perché Aspetta, tra l'altro non appare neanche così su Facebook la conversazione. Con no, non lo 33 minuti so. fa, 10 minuti fa, no, non lo so, è una mia ipotesi. Ah, no, no, non lo so perché è uno screenshot che ci eravamo mandati. Ma il punto qual è? Che magari è pure vero. Il punto è che non puoi usare questa cosa perché non è dimostrabile. Cioè, non è dimostrabile che questa cosa sia vera. In più, non attesta niente del valore reale che tu dai con il tuo servizio. Quindi, se tu usi una cosa del genere come pubblicità, vuol dire che probabilmente non hai niente di meglio. Vabbè, E come i questa finti cosa commenti che spesso fa mettono dei finti pensare. commenti che si capiscono subito che sono finti, no? Quando ti compri qualcosa, le finte recensioni. Sì, 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 sì. esatto. Incredibile, l'ho provato, funziona davvero. Io non credevo, ma poi l'ho provato. Ovviamente sono. Però purtroppo, statisticamente, se arrivi a 1 milione di persone, magari 100 persone che si comprano questo servizio lo trovi. Magari ingenui oppure giovani. Sì. Ditemi pure, scusa, andate, la piaga Webinar sociale più. gratuito. Togli anche gratuito. Costo No, ditemi, fuffa. scusa, stavi mettendo. Sì, no, perché io ovviamente ho altre robe, però non so se volete dire delle cose voi. Io qua, ragazzi, continuo fino No, alla notte. dicevo che c'è questa cosa, questa continua ricorrenza a parte alla scorciatoia, ma anche al fatto di voler. Che molti sono convinti che non arrivano perché certi ti convincono che tu in realtà se ci sai fare sui social, alla fine arrivi a un grande pubblico e quindi in qualche modo svolti. Secondo me questa cosa non è vera. Non è vera perché come dicevo prima, se i contenuti arrivano a un sacco di persone. Anzi, è un modo in più per far capire alle persone a cui arrivi che non gli piaci. Però Assolutamente. molti puntano su. Vabbè, è un pochino lo stesso concetto della truffa. Poi attenzione, ci sono anche delle cose vere che ti dicono. Sicuramente Ma uno sul infatti, cosa ho web. detto, non è così facile sgamarli, A parte non è che poi così gli facile. algoritmi, per esempio, a me mi hanno sempre detto: ah no, per gestire le pagine non puoi mettere un post di notte, perché di notte raggiunge meno persone. Io ho dei post che hanno fatto 10.000 condivisioni e l'ho messi alle 3 di notte, per esempio. Quindi non è una cosa. Perché Sì. erano Ma post è che una cosa, funzionavano. Se fai un post, provate è anche un voi. Se avete un post potente, provate a metterlo alle 4 di notte. Vedrete che comunque cioè, funzionerà lo stesso. si sviluppa in maniera diversa sicuramente, però questo è come dire marketing tra virgolette dei poveri, nel senso che la tua pagina ha una mole di persone che puoi metterlo in qualsiasi orario e non c'è problema. Già Sì, ma io magari magari di notte non c'è può nessuno. decollare, ma decolla magari la mattina, cioè di sicuro non Sì. ho su quante persone ho 7.000 che No, ne ma ho anche 1.000 lì che mi. io se metto un post di notte non fa subito 1.000 like. Ovviamente perché di notte la gente dorme, quindi non può mettere like. Però comunque la vede la mattina dopo. La vede perché durante la Sì, notte quello nessuno ha sì. pubblicato, quindi in ordine vede quella cosa. Quindi c'è un po' di like e poi va. Prima, se un post fa schifo, lo puoi mettere anche a luna di. Ci sono questi Sì, presunti strateghi del marketing che veramente, secondo me,
ti vendono questi corsi, fanno tutti gli esperti, no? Perché io sono un social, però secondo me il 90% delle cose che dicono è fuffa. Poi ci sono delle cose sull'algoritmo che magari non si sanno e loro le sanno, però a parte che l'algoritmo Ma è tutta no, automazione. ma quello è impossibile. Cioè, ad esempio, Google, Facebook, molti processi degli algoritmi, loro non li sanno. Ovviamente tu, se studi 8 ore per tua professione il marketing, riesci a dedurre determinate cose, ma non te le spiega. Cioè, non te Sì, le sicuramente. spiegano questi strumenti qua. Per cui ci puoi, Esattamente. cioè, alla fine vai a tentativi. Ecco, questo volevo Allora, chiederti, quello perché i che volevo dire, commenti, che vi dicevo prima, perché è che ho selezionato anche dei commenti bellissimi, infatti questi li ho lasciati ovviamente in chiaro, chi li ha scritti, e ragazzi, cioè, questi si concludono con una chicca finale bellissima, quindi ve li faccio vedere in ordine. Questi sono commenti vari presi sotto i post, perché poi sta gente c'ha questi commenti qua. Allora, Carlo che scrive, ma basta. E poi ovviamente Giovanni che scrive, questo qui ha 500 ascoltatori mensili su Spotify e pretende di insegnare il business della musica agli altri, chiedendo pure soldi per entrare in playlist da 10 followers. State alla larga, ragazzi. Giustamente, no? Poi io ho selezionato quest'altro che è bellissimo, un panino col prosciutto per me, grazie, uno che si Vendo Fiat Punto del Vendo Fiat 99. Punto. Poi meno male che Beethoven e Mozart si sono già aggiustati senza scorciatoie e senza fregature. Poi disagio, giustamente. E poi c'è anche il nome che ho oscurato. Hai rotto il cazzo. Volevo È dire. lui? È È lui, è lui. lui, Frank? Questo nome Sì. censurato È che il lui, quello è è lui. lui? Sì. È È meme. sempre lui. E poi questa ragazzi che io ho chiamato Metafuffa, cioè praticamente il tipo che fa, si fa la pubblicità, fa fuffa nel posto della fuffa, per cui ho dovuto pure Oh, ma c'è oscurare il suo. Martino Onorato, mio amico. Beh, uno screen Martina, di ok, una beh, non ho scritto conversazione. di una Scusa. conversazione. Ah, È questa è un'ottima recente, pubblicità. dell'altro giorno. Sì, 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 sì. questo è quello là di prima. Allora, il tizio che si fa metafuffa, cioè pubblicità nella pubblicità. Cioè, non so se è peggio questo o fa nomi. Ringrazio chi fa questo genere di contenuti perché mi ha spinto a Ah, questo è creare un finto, quindi è lui canale stesso che fa finta di per essere un dire le altro. cose come stanno. Sì, che si chiama, si fa Bellissimo. la pubblicità al suo canale. Se questo canale è partito è solo grazie a voi. La musica ha bisogno di persone serie, basta queste farloccate. Ma attenzione ragazzi, la cosa arriva qui. Nada risponde, ottimo, intanto sistema l'italiano nella home. Perché lei si è andata a vedere, gli ha fatto pure lo screenshot, ragazzi, ed è bellissimo, eccolo qua. Cioè, gli ha dato proprio lo screenshot Allora, lezioni, non è importante cose, ma come studi, e poi qual è con l'apostrofo il tuo obiettivo con due B? Il mio ormai da diversi anni è quello di seguire ogni allievo, quindi gran risate, cioè questo qui praticamente ha Obiettivo fatto con la due B, metà però fu. penso che si possa È scrivere. Sì, sdoganato, obiettivo. è Sdoganato, sdoganato, sdoganato. obiettivo con Qual è due con B. l'accento? Sì, però diciamo una cosa, a me a scuola tipo obiettivo mi hanno sempre rotto, Sì, cioè, di scriverlo con una B, però in non è realtà bello. mi sono informato e ho visto che negli ultimi boh, 10 anni è stato sdoganato anche con due B, però Oh, che bello, diciamo che anche se tu fai un risposto. sito... E lui ha risposto, ovviamente si è incazzato, è bellissimo. Grazie mille, sicuramente un commento più utile del corso. Poi farò... Te l'hai preso tantissimo, cioè, tanto di star zitto, vabbè, pazienza. Farò quello sull'italiano perché giustamente ho sbagliato. Spero a voi invece vada di parlare prima o poi un po' di discografia o business musicale in modo serio. Un abbraccio, è stato bellissimo. Lo Lui si è spazio punto arrabbiato esclamativo che un pochino mi dà fastidio, eh? pure. Sì, Lo spazio tra esatto. la O E e il punto certo, esclamativo. non ci Sì. vuole, non ci vuole, Non non ci ci vuole. vuole. Non so se è una E regola, quindi ma fuffa. La cartella basta. fuffa proprio. Aspetta La che... cartella Ecco. fuffa, ragazzi. Sì, ho tantissima roba, ma ho Io ti prego, chiuso, cioè abbiamo chiuso. altri commenti, ce l'hai? No, i commenti no, li abbiamo letti tutti. Ho altri post, ragazzi, che sono bellissimi. Non so, anche in base a se ci sono delle domande dal Però pubblico. come un pro è bellissimo, ragazzi. Come un pro. Parlate degli endorser musicali fittizi, dice Stefano. Endorser di strumenti musicali fittizi. Beh, magari quelli che dicono che usano delle corde invece mettono altre corde. No, non lo so, non so cosa è successo. Cosa.
No, mondo non che lo non so conosco. perché, infatti, anch'io non so cosa intendi per fittizi. Io credo che, ecco, questa cosa che dice Domenico è interessante. Io credo che la maggior parte dei musicisti non abbia proprio gli strumenti per comprendere che non esistono ricette magiche per sfondare. Esatto, Domenico, sono proprio questi che non si spiegano. Non si spiegano perché non sfondano, perché evidentemente non tutti sfondiamo, cioè non tutti scriviamo cose che possano arrivare a 100 milioni di persone, no? O suoniamo in modo da piacere a tutti, quindi ma non perché ci sia gente migliore o peggiore, però certe persone non si capacitano di come non abbiano sfondato e quindi pensano che magari sbagliano da qualche parte e quindi si affidano a questi personaggi. È Sì. proprio il principio di tutte le Ragazzi, truffe, no? io devo darvi una brutta notizia che per precedenti accordi purtroppo vi devo abbandonare adesso. Va bene, va bene. Sì, è vero, me l'avevi detto. Anzi, sei Bene, già in ritardo. sì. Ci siamo Sì, no, bene. è perché devo vedere come imparare a suonare il pianoforte E in 2 ore, dai. ti sono rimaste solo 2 ore delle 24 che ti eri prefissato, Sì, quindi dai, voglio far parte di quel 7,3%, dai. non Grazie molla. mille per Grazie averci dedicato 1 ora di queste 3 ore che ti rimanevano, insomma. a voi, ragazzi. Bene, ci sentiamo presto allora. Ciao Ciao. ciao. Ciao, ciao. Francesco. Ciao, ciao. Allora, ecco fatto. E io qua Oh. No, dicevamo ho qua, infatti. questo commento di Domenico è proprio quello il problema, che non esistono, non sanno che non esistono ricette magiche per sfondare, non l'hanno capito e quindi provano a trovarle, perché hanno sempre l'illusione di... Che poi appunto, è la base di tutte le truffe, come le diete dimagranti, perdi 10 kg in una settimana, o non lo so, ce ne sono... Impara l'inglese in Sì. 20 giorni. Sai cosa? Il punto è che molto spesso queste cose si muovono un po' nel mezzo, nel senso, noi abbiamo mostrato delle cose oggi che fanno anche ridere, ok? Probabilmente gli stessi autori ne riconoscerebbero l'assurdità. Il punto è, forse, diciamo, voglio pensarlo, però il punto è che comunque in realtà non ci sono segreti, però ci sono molte cose che la maggior parte dei musicisti ignora, ok? Quindi sarebbe bene che un musicista in linea di massima oggi si documentasse, ovviamente uno che vuole farlo di lavoro seriamente, eccetera, che capisse un po' come funzionano i O social, uno che come ha si può. 80 anni vuole Uno dare che un ha 80 culo anni ai vuole. pro. Vuole dare una lezione ai pro. Dopo riprendiamo quella foto perché è bellissima, ci devo fare un meme con quella Aspetta, faccia. aspetta, devo un attimo toglierti e rimetterti perché vedo l'audio che non è sincronizzato col video. 5 Ok, secondi di ok. pazienza. Ecco, dovresti andare Riprovo, riprovo. Mi bene. Bravo. senti? Sì. Cambia niente. Niente, non cambia, fa niente. Vai. Vabbè. Diciamo appunto, non vi preoccupate, non siamo in playback. No, stavo dicendo che in realtà può essere utile documentarsi su certe cose. Io lo faccio, molti lo fanno, insomma, non è che tutto è fuffa. Il punto è che bisogna fare attenzione nel momento in cui si paga. E soprattutto nel momento in cui ci sono delle promesse dall'altro lato che sono totalmente irrealizzabili, basate su paroloni e basate spesso anche su, cioè, non ba basate sul nulla. Cioè, se vai a vedere chi è questa persona, è gente che ti promette di arrivare al successo mondiale, ma non è mai stata dietro a Esatto. nessun artista, non ha nessun Quello dato reale. Per cui c'è un precedente per cui tu possa crederci, perché se tu lavori col manager di Justin Timberlake, allora va bene, dagli dei soldi. Cioè, voglio dire, è chiaro che c'ha un precedente tale per cui sai che non hai un cretino davanti, ma sì. se questa persona non ha niente, non può prometterti niente. C'era un commento interessante sulla che Ma guarda, aveva di se Stefano posso dire, sul riguardo ai finti dimmi. commenti, per esempio, ecco, ci vuole, Sì. secondo me è sintomo anche di mancanza, cioè ci vuole equilibrio in certe cose, quindi non ha senso che mi dici che in 24 ore mi trasformi, mi raddoppi followers, secondo me è proprio un campanello d'allarme se uno ti propone queste cose assurde, sono cose che proprio secondo me non possono avere fondamento.
Cioè, se uno ti spiega, o uno che fa i commenti finti o le cose finte, cioè, deve essere un campanello d'allarme per cui un prodotto che mi stai vendendo, un corso che mi stai vendendo non è valido. Share My Secret, non lo so, conosci? Io no, non lo conosco, però io capisco, non so, forse uno youtuber famoso, non so, un chitarrista, non saprei, però se una persona ha È diverso seguito, secondo me. appunto, Esatto, cioè sì. se una persona ha seguito reale, dice io voglio condividere con voi le mie informazioni, voglio dire, è bello, no? E non è fuffa, è anche a pagamento, perché no? Cioè voglio dire, si vive così. Ah, Il ma punto certo, è... le cose si pagano, non è che ogni cosa, attenzione, non è che Appunto, ogni cosa che si paga è una truffa. cioè, scusate, io sono iscritto al sito di Steve Coleman, ho pagato per avere del materiale, eccetera, e lo pago volentieri, cioè voglio dire, non è quello il problema è nel momento in cui hai della fuffa dall'altro lato, che peraltro se metti questo meme che appunto ho appena fatto, si ricollega a quello che hai detto tu prima, questo è un meme che ho fatto un'ora fa su Boris. No, 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 aspetta, aspetta, sbagliato. Vabbè, questo fa ridere pure, ma non era questo. Comunque, no, siccome non ce l'ho, ma puoi mettere questo, lo spiego con questo, che sarebbe nella scena originale la ragazza propone della cocaina al Cocaina, maestro, no? sì. E lui ovviamente che era, insomma, si trovava in questa situazione, gli sembrava vero, lui dice, ma dice sul serio, certo, e perché no una volta ogni tanto? Nel meme nuovo io avevo messo maestro gradisce 10.000 followers italiani in tempo reale e lui dice ma dice sul serio certo perché no una volta ogni tanto perché i followers una proposta del genere è molto simile alla droga no in realtà se vogliamo cioè come dire io ti do un qualcosa che puoi raggiungere immediatamente senza alcuna fatica uno stato mentale ma in realtà è tutto falso cioè Certo. quella è una cosa che poi Sì, perché se ti poi questi crolla dopo. followers questi follower non gliene frega nulla di te, che No, ce l'hai a infatti, fare? infatti. Anzi, è anche peggio, cioè certi addirittura dice che se c'hai tutti i bot che ti seguono, se fai un post che viene seguito da meno persone in percentuale, perché ci sono i bot, quindi ti abbassano soltanto la percentuale delle interazioni, rischia veramente che Facebook la tua pagina te la renda invisibile. Infatti è pure rischiosa Dico, questa roba poi no, qua. no, non so se è vera questa cosa, però conosco gente È che probabile. si è riempito il profilo di tutti i bot peruviani e equatoregni e praticamente aveva molte meno interazioni in percentuale. Sì, assolutamente. Ma poi vi dico, su Instagram è molto semplice perché anche senza pagare, ma se usi bene gli hashtag. Ti ritrovi un botto di followers, di bot. Il problema è che non serve a niente perché se persone non interagiscono con te, quindi vabbè, cioè, ti può dare un po' di numero, però in realtà poi se hai 3.000 followers, due No, ma commenti ogni i veri volta non serve a niente. risultati, come nella musica, i veri risultati si ottengono soltanto con i contenuti. Poi attenzione, per i Sì, contenuti appunto, non è che sto quello, no. dicendo che siano cose valide a prescindere, le cose che funzionino. Sì, chiaro. Ok, no, Stefano aveva scritto prima, aveva dato una spiegazione sul discorso degli endorser. Ok, quelli che si atteggiano dicendo di essere degli endorser, ma poi hanno piccoli sconti. Sì, ok, io non so, cioè oggi comunque l'endorser non è più come una volta, cioè non esiste più quella tipologia, ormai quasi tutti sono in questo modo, quindi è anche abbastanza normale che qualcuno, cioè voglio dire che magari ti sembra che si atteggino, in realtà fanno la loro pubblicità normalmente ed è normale che abbiano gli sconti. Pochissimi sono quelli che hanno l'endorsement totale. Quindi non saprei, bisognerebbe valutare caso per caso. In ogni caso si fa ridere, cioè se uno esagera oltre le proprie possibilità, in ogni caso fa ridere, Jefferson certamente. video Ah, parodia. ok, quindi sarà uno Allora, io scherzo. chiuderei con un po' di risposte Ok. ai sondaggi. C'erano Sì. di carine, anche se non sono proprio inerenti a... Allora,
scoprii che una mia band provava segretamente senza di me con un altro cantante tastierista e peraltro utilizzava la strumentazione che ero solito lasciare in studio. Venuto a sapere di questa cosa, mi presentai alle prove e senza dire una parola staccai il microfono e gli strumenti per il tizio, mi ricaricai in macchina e mandai in fanculo tutti. Per questo e innumerevoli altri episodi, pur continuando a fare musica, reputo i musicisti le persone più inaffidabili con cui si possa avere a che fare. Ma almeno due sputi in faccia a due ex compagni, ammazza, cioè, nel loro box con la sua roba, cioè, incredibile. Allora, quando ero giovane, prima di vendere l'anima al black metal, ascoltavo punk hardcore. Una sera dovevo incontrarmi con una ragazza nella solita discoteca rock dove andavano tutti i ragazzini della zona. Non avevo calcolato e non ne sapevo nulla del fatto che quella sera suonassero i Luna Pop. E per di più lo fecero in playback. Ero minorenne, niente audio e nessuna possibilità di fuga. Alla fine alla tipa non gliel'ho dato. Ah, non gliel'ho dato. Pensavo non gliel'ho detto, quindi. No, Suonato in un locale dove la gente passava la metà del tempo a pippare in bagno e l'altra metà a pogare lanciandosi addosso gli sgabelli. Il titolare non ci paga la data sparendo prima che finissimo il set. Un mese dopo l'ho rivisto sul giornale, l'avevano messo dentro per spaccio e favoreggiamento alla prostituzione. Storie che comuni mortali possono solo immaginare. Gli ultimi tre album di Bon Jovi valgono? Giampiero, abbiamo fatto una serata a Pietra Abbondante in provincia di Isernia. Siamo al 2021 e ancora non ce l'hanno pagato. Vorrei fare nome e cognome, ma evito che me lo. Ma falli, che ti frega, Giampiero? Infatti, vedi, chi imbroglia non merita nulla. Se è. Non è sanzionabile, penso. Se sono cose. Se sono dati di fatto, non. Beh, sì, diciamo che uno si evita discussioni, Sì, però non infatti. penso che ci sia un Come problema. io il fatto della scuola di musica di prima. Comunque, c'è cioè, nome e cognome e Sì, anche ma chi se ne frega? la Sì, fattura non appunto. pagata. Certo, il pagamento si esige a fine serata, non esistono. Va bene, sì, dobbiamo farci furbi. Sì, ma se ti dicono che paga un comune, quello di Britney Spears. Intanto vedi appare un video del maestro in alto a destra. Il maestro ha Signor Fe. pubblicato. Sì, intanto mentre noi facciamo una diretta, pubblica Comunque, dalle 3 alle 4 canzoni. Andrea, che si chiama Andrea, quello che ha scritto di Britney Spears. Sì. Andrea, se ci stai seguendo, o quando mai sentirai questa cosa, mandaci la foto Sì, di questo CD che assolutamente. c'è qui. È bellissimo. Io una volta avevo fatto un meme Britney Spears, ma non pensavo che, insomma, avessero fatto un È disco. successo davvero. Aspetto ancora una conferma con 300 euro di cachet. Il rider comprensivo di cibo e bevande. Il tipo d'agenzia ha detto che mi avrebbe richiamato non appena avrebbe chiuso le altre due band. Era il 2015. Quando ho acquistato l'odd dei Metallica, il Bordereau online che la SIAE non conteggia, questo non lo sapevo. Ma i Bordereau, tra l'altro, io sapevo che erano tutti online, invece poi recentemente me ne hanno rifatti fare cartacei. No, è opzionale. Opzionale. Era Ecco, perlomeno, questa è bella. cambiato Mi hanno detto che se avessi imparato a suonare la chitarra avrei cuccato. la foto. Beh, ci siamo cascati tutti su questo. Questa di Eric Clapton e me lo ritrovo con Tom. Ah, ok. Serata di Capodanno, ci siamo seduti all'ingresso, tutto concordato. Alla fine nemmeno il tavolo per mangiare una pizza era disponibile. Vabbè, questo. Una volta ho acquistato un CD con cover di Gigi D'Alessio e invece all'interno c'era il CD originale. Tipo sulla spiaggia, non so se compravi mai Bellissimo, le cassette. Ricordi le certo, come cassette no? negli anni 90? Io comprai Sanremo 92 sulla spiaggia da un Bucumprà. E le cassette effettivamente c'erano, però le sfumavano prima, non so perché. Erano tipo duravano 2 minuti e poi lo sfumavano. Beh, anche i CD comunque c'erano poi. Diplomato al biennio 2 settimane prima del lockdown di marzo, quindi anzi che ti si è Anzi, che è ce l'hai riuscito a fatta di farlo. diplomarti, insomma. Sì, quando mi hanno pagato per una serata. 800 euro, vabbè, diciamo questo era un altro tipo di truffe. Mi sono diplomato in contrabbasso, ho truffato me stesso e per concludere Tommaso dice quella volta che ho ascoltato Calcutta per la prima e unica volta. Bene, qua siamo andati oltre. Ok, Siamo è a stata una 15. puntata intensa. O O stai sul stai sul Pasqua o stai sul passo? catalogo? Esattamente.
Vediamo, ecco dai, anche questo, insomma. l'agenzia di booking, mazza, domenica scatenato, ti propongono live in tutta Italia se metti 1.000 euro davanti, 100%, sì, vabbè, quelle cose poi toccherebbe farci una puntata a parte perché oggi eravamo più sul web, però ci sono proprio, sì, appunto, le case discografiche che ti propongono di farti svoltare, invece in realtà ti vogliono soltanto acchiappare come cliente e molti ci cascano, perché poi una volta che Sì, magari vedi ti fanno venire voglia di ma fare il le punto è che cose. purtroppo è vero che bisogna investirci, cioè nel senso è ovvio che oggi qualcuno, cioè se vuoi lavorare con qualcuno non lavora gratis, per cui non è tanto i soldi che, devi, cioè, che sono il problema, uno dice 1.000 euro, 1.000 euro davanti, dipende cosa c'è dall'altro lato. Se uno ti chiede 1.000 euro, però ti dice ti organizzo 10 date, benissimo, vai a vedere dove organizza questa persona, organizza nei bar, non vale la pena. Se ti chiede 1.000 euro e vedi che in realtà ha dei contatti, ha dei precedenti in posti fighi, può valere la pena. Quindi non è, cioè purtroppo il principio di base non è sbagliato che uno paghi delle persone per lavorare per te. Il punto è che ci sono delle insidie che sono No, altissime, c'è insomma, anche è molto rischioso. sì, poi ci sono delle cose, delle case discografiche che ti promettono, ti fanno il disco in cambio ti promettono serata all'auditorium, serata. Quello è, poi se sono cose di qualità, magari non lo fanno con qualunque band, lo fanno perché gli piaci e in più paghi. Quindi c'è anche una via di mezzo, Vabbè, non 50 e 50. Però la maggior parte certo. delle cose, che molti messaggi che neanche leggo più ormai su Facebook, appena vedo qualcosa neanche li leggo, ma devo cominciare a raccoglierli, così facciamo un'altra bella puntata. Però ci sono un sacco di cose che ti propongono. Visto che sono musicista, volevo offrirti l'opportunità di suonare. Ma adesso col lockdown si sono un po' placati, perché non. Però, insomma, vedo un Io a meme questo qua. proposito vorrei chiudere solo con questa cosa. A Vai. proposito di errori, no, molto spesso noi cerchiamo di promuoverci da soli. Ecco, Ma alcune questo sei persone tu, è invece una delle tue due figlie, no. sei tu che proponi? No, te No, l'hanno no, scritto a no, te. no, è un messaggio che mi è arrivato Non anni fa, scherzo. giù che avevo fatto lo screenshot. No, no, sì, no, no. Praticamente sono io che chiedo agli altri. No, cioè, il fatto uno dice devi promuoverti, allora io ormai mi promuovo da solo, non mi serve nessuno, faccio tutto da solo, benissimo. Qui in realtà dovresti capire un attimo come funziona la promozione. Non è che ti iscrivi online e mandi e spammi a tutti e rompi i coglioni a tutti. Ad esempio questo è un errore proprio epico, peraltro un messaggio che io ho cancellato il nome della bambina, non so quanti Ma anni hai avesse, fatto ma non ho benissimo. mai ascoltato. Ciao, Poverina. vorrei farti ascoltare la canzone che ho scritto e canta mia figlia, posso inviarti il link, ovviamente sotto c'era il link. Ora, è un errore, non puoi fare una cosa del genere, non sai neanche chi sono, è sbagliatissimo. Cioè, questa gente in realtà dovrebbe rivolgersi a dei social media manager per almeno imparare a fare, però magari poi gli tirano il pacco, quindi ecco, bisogna è un circolo. È un circolo perché poi la clientela, diciamo, non troppo intelligente casca in questi Sì, è trucchi. stupido, è un errore stupido perché se fai così, io magari, capito, se tu mi scrivi, mi dici, fingi di essere interessato a me, come stai, come va, dopo un po' mi dici, oh, senti, ti vorrei far sentire, ci devi perdere del tempo, insomma, è così, cioè se Sì, tu così vuoi almeno qualcuno ci guadagnare, cascherebbe, ma scritto eh sì, così. però no, io se tu mi parli, mi scrivi, eccetera, dopo un po' te l'ascolto, cioè ci casco. Anche Però ormai così su è Facebook, impossibile. se vado a vedere al volo, perché lo uso pochissimo per chattare con gli amici perché c'ho WhatsApp, però la maggior parte dei messaggi recenti è gente che mi chiede, che mi propone, ascolta il mio singolo, ascolta. Sì, anch'io. È sinceramente una delle cose più sbagliate. Ovviamente lì vanno per numeri. Cioè, come quelli che in discoteca ci provano con tutte, una ci starà, no? Il Sì, concetto è diciamo ci sono fanno. due modi, cioè o lo mandi a 1 milione di persone e 1 milione di persone l'ascoltano, però se lo mandi ai tuoi amici di Facebook, che sono 100, due persone se l'ascoltano, quindi mi sembra anche farlo Sì, è sentire a 1 milione di persone controproducente. è comunque molesto, però ti costa un sacco di soldi e almeno serve a farlo sentire, anche se poi secondo me, come dicevo, non porta nulla, perché se una cosa è valida diventa virale da sé.
Sì, Io dipende, la vedo così, certo. poi non lo so, non so dove Sì, comincia una chiaro, cosa e chiaro. dove finisce l'altra. Sì, Comunque, sì. Va beh, bene. grazie a Andiamo. tutti, grazie anche a Grazie, Francesco ragazzi. del Pianista Frustrato e ci sentiamo la prossima puntata. Yes. Yes, Ciao. ciao!